Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi eccezionalmente davanti al mio albero di Natale che avrei già dovuto togliere, mi rendo conto perché oggi è tipo il 10 di gennaio, ma numero uno, sto per partire domani, sto per partire per un viaggio dall'altra parte del mondo e quindi sono in super preparativi, cioè ho un sacco di cose da preparare tra documenti, visto, cioè veramente. Quindi penso che lo smantellerò direttamente quando tornerò a casa, cioè tipo quest'anno a febbraio praticamente. Come da titolo, questo finalmente sarà il video sui miei autoregali di Natale. So che vi ho fatto aspettare tanto troppo per questo video, però ho fatto il vaccino che mi ha, la terza dose di vaccino che mi ha stesa completamente, praticamente per una settimana. Cioè, non ho avuto sintomi così tanto forti come nella seconda dose, però sono stati un po' più blandi, ma si sono prolungati molto di più nel tempo, tant'è che ancora oggi, dopo una settimana? Sì, dopo una settimana ancora sento un po' la ghiandola qui sotto l'ascella che ogni tanto mi dà fastidio. Ancora sento un po' una sensazione di calore nella testa a volte, quindi è minimo, però veramente mi ha messo a KO questa terza dose. Finalmente ci siamo, come al solito i miei autoregali sono di Chanel. Ho preso due cosine da Chanel che vi devo far vedere. Una cosina da Louis Vuitton, cioè una barra due in realtà, una cosina da Louis Vuitton. E poi però prima ci sono alcune cosine che ho ricevuto dalle aziende che sono molto molto carine e che volevo farvi vedere. Il primo regalino che mi ha spedito Kiehl's sono due prodotti, come potete vedere, molto molto natalizi. C'è questa box con dei disegni veramente super super carini. E poi c'è questa crema viso, questa è la Ultra Facial Cream, sempre con pack natalizio, troppo troppo carina. E qui all'interno di questa scatola, in realtà questa ve l'ho fatta vedere su Instagram, e questo è un puzzle, ragazzi. Anzi, se non mi seguite su Instagram, mi raccomando, trovate il link qua sotto perché vi do sempre un sacco di anticipazioni, vi faccio vedere un sacco di cose su Instagram. Se non mi vedete tanto attiva su YouTube, significa che sono super attiva su Instagram. E qui appunto c'è un ok, c'è tipo questa piccola dust bag e all'interno, faccio vedere, c'è un puzzle. Eccoli, non lo vedete? Eccolo. C'è un puzzle che ha naturalmente come immagine quella che avete visto sulla box. Tra l'altro conosco molto bene questa crema, la Ultra Facial Cream, e non ho mai però avuto un barattolo così grande di questa crema, quindi sono molto contenta perché è un'ottima crema. Poi da questo brand che si chiama Faced, questo è il sito, spero riusciate a vederlo, faced.com, mi è arrivata questa box che dice "This is not a Christmas gift". Qui c'è questa borsa stile borsa frigo, infatti c'è scritto free to freeze. All'interno ci sono tre, eccole qui, tre maschere in tessuto per il viso. La prima è ad effetto esfoliante, poi abbiamo una ad effetto anti-aging e poi c'è questo che mi ispira non poco, la Hyaluronic Acid Mask, quindi maschera con acido ialuronico. E poi adoro, all'interno del pacchetto hanno inserito anche quest'altra cosina che io ho già sbirciato. Vabbè ragazzi, facciamo finta che io l'abbia aperto questo nastrino, e all'interno, in realtà era per l'ultimo dell'anno, ma sicuramente avrò modo di apprezzarla presto, perché qui appena compro prosecco viene a trovarmi qualcuno e finisce, ed è una, appunto, una piccola bottiglia di prosecco. Adoro, io tra l'altro il mio vino preferito, io bevo solo bianco frizzante, quindi prosecco e champagne, quindi perfetto. E anche extra dry come piace a me, quindi adoro. Poi da IT Cosmetics mi sono arrivate due cosine, questo pacchettino, questo ve l'ho fatto vedere su Instagram e ci sono due kit, due scatoline. La prima ha all'interno la crema, due creme viso per il giorno e per la notte di IT Cosmetics, che sono la Confidence in a Cream e la Confidence in Your Beauty Sleep. Amo queste creme, quella che ho usato di più delle due è sicuramente la versione giorno, è fantastica, veramente una crema, come dire, idratante al punto giusto, né troppo poco né troppo, che va benissimo per tutti i tipi di pelle, anche quelle più delicate.
delicate, perché sulla mia pelle è super super appunto delicata. Eccole qui, sono naturalmente due mini size di questa, avevo proprio il full size gigantesco, due ne avevo e li ho usati fino alla fine, sono fantastici i prodotti It Cosmetics. E poi altra scatolina, qui invece c'è make up, se nell'altra c'è la skincare, qui c'è make up, e all'interno troviamo la brow powder, matita, sopracciglia ed il mascara Superhero. Ho parlato molto di questo mascara, ce l'ho anche in versione personalizzata con il mio nome, è un ottimo mascara. E questa invece è una matita sopracciglia molto particolare perché ha un colore unico, da una parte c'è lo scovolino e dall'altra naturalmente c'è la matita, è un colore unico per tutti le sopracciglia, perché a seconda di quanta pressione andiamo a fare il colore diventa più scuro, quindi se andiamo molto molto leggeri il colore sarà appunto chiaro, se andiamo a premere un po' di più il colore diventerà più scuro, più intenso, e quindi si adatta a tutte le colorazioni di sopracciglia, però ha un sottotono molto freddo, cosa che io amo, quindi per me è perfetta. Non vi farò vedere i regali della mia famiglia e dei miei amici perché sennò non finiamo più, ma vi faccio vedere i miei autoregali che so che non vedevate l'ora. E voglio iniziare da Louis Vuitton, questa era la box. Questo autoregalo l'ho preso a Venezia quando sono stata con Neil il giorno della vigilia di Natale, e questa è la busta che mi hanno dato, e io non so onestamente, perdonate la mia ignoranza, lo so, cioè potete offendermi nei commenti, se voi lo sapete ditemelo, non so chi sia la persona raffigurata sulla borsa, magari il fondatore, sto facendo una figuraccia, comunque sì. Allora, in realtà questa cosa volevo prenderla online, solo che non mi era ben chiaro perché vanno acquistate... cioè ci sono due parti praticamente, adesso vi farò vedere, capirete, ci sono due parti che vanno acquistate separatamente però poi si uniscono, e io non ero sicura, cioè avevo paura di sbagliare tipo le misure eccetera, quindi ho detto no, devo andare a fare questo acquisto allo store. Poco dopo hanno chiuso, siamo entrati in lockdown in Olanda, hanno chiuso tutto perché io ho due negozi Louis Vuitton vicinissimi a casa mia, uno è letteralmente a 2 minuti, l'altro è tipo a 15 minuti a piedi, hanno chiuso tutto, quindi no, niente, ma sono andata in Italia e sono andata appunto a Venezia dove è tutto aperto, e lì sono riuscita a trovare quello che cercavo. Naturalmente ho già spacchettato tutto ragazzi, quindi non vedrete i pacchetti fatti, però questo era il nastrino natalizio di Louis Vuitton, veramente molto molto carino, e questa è la box, e all'interno finalmente, in realtà già volevo prenderla l'anno scorso, poi ne ho presa un'altra e quest'anno invece mi sono decisa, e all'interno ragazzi, ta-ta-ra, ta-ta-ra, non vedevo l'ora di averla tra le mie mani, c'è l'agenda Louis Vuitton per il 2022, che però in realtà non è l'agenda Louis Vuitton per il 2022 perché è vuota, adesso vi spiego. Praticamente questa agenda, questa è classica monogram appunto con il classico logo Louis Vuitton che troviamo anche sulle borse eccetera, non mi piace tantissimo la fantasia da me, quella a quadratini che si trovava ovunque, ho avuto un po' di difficoltà perché volevo prendere quella con il bottoncino ma era sold out e mi sono detta no, voglio assolutamente prenderla, mi serve un'agenda per il 2022, non ho nulla, e quindi alla fine ho preso questa appunto, anche se volevo prendere in realtà quella con il gancetto, ma sono molto contenta perché è la grandezza che stavo cercando, ce l'hanno in diverse grandezze, in diverse fantasie eccetera, e siccome io ho praticamente tutto quello che ho di Louis Vuitton, cioè la borsa, la valigia, no, più di una borsa, la valigia eccetera, sono tutte con la fantasia, questa qua monogram con il logo, volevo prendere anche l'agenda così e sono contenta di averla trovata, ma appunto purtroppo all'interno non c'è l'agenda, perché? Perché va acquistata a parte, praticamente si acquista la copertina che poi ti dura ovviamente per sempre, poi ogni anno vai semplicemente a sostituire l'interno cioè del calendario, i fogli in carta praticamente, e vendono a parte l'agenda con gli anellini che va inserita in questa custodia, che però era sold out nella boutique di Venezia dove sono stata
è sold out anche perché si può controllare, cioè online è sold out ed è sold out anche nei negozi di Amsterdam, quindi anche quando riapriranno comunque non la troverò perché ovviamente tutti vanno a comprare le agende a dicembre, io aspetto l'ultimo secondo. Il bello è che il refill, cioè l'agenda interna, i fogli, erano disponibili quando io ero alla boutique di Venezia, infatti mi sono fatta consigliare dalla commessa che mi ha detto esattamente quale grandezza dovevo scegliere, quale tipologia, perché è veramente un po' un casino trovare quella giusta, manco lei era sicura e poi mi fanno no, è sicuramente questo, puoi ordinarla dal sito perché in boutique non c'era e io sono tornata a casa tranquilla, ho aspettato una settimana e poi mi sono detta ah sì, aspetta che vado a prendermi l'agenda effettivamente perché se no ho solo la cover e non ho l'agenda, vado sold out. E quindi non è più disponibile, non posso ordinarlo online e non so, ma mi sta venendo in mente in questo momento che io domani parto e il posto dove sto andando, che sarà una sorpresa fino all'ultimo, ma vi svelerò presto, lì è tutto aperto, quindi tenterò di andare lì in una boutique Louis Vuitton a comprare il refill per la mia agenda, cioè veramente vivo ad Amsterdam, non sono riuscita a prendere qua, vado a Venezia e dall'altra parte del mondo a prendere l'agenda, ma spero di riuscire appunto nella località dove sto andando, che già vi ho dato un bell'aiuto, perché se sapete che c'è Louis Vuitton, sapete tipo che non sono le Maldive, perché cioè alle Maldive sull'isola non c'è Louis Vuitton, quindi vi ho già dato un altro indizio in questo video, però sì, questo è il mio primo acquisto, che però è un acquisto purtroppo solo a metà perché manca l'agenda interna, ma arriverà, arriverà. Poi sono stata da Chanel, questa cosina l'ho presa sempre nella boutique di Venezia dove c'è la mia carissima Silvia. Mando un bacio grandissimo a Silvia che è sempre fantastica, io l'adoro. Ed ho preso, in realtà volevo un choker con sempre quel choker che sto cercando da secoli e non trovo da nessuna parte e non c'era neanche a Venezia, non li hanno mai visti e non sanno neanche se mai li vedranno. Però ho trovato questa che mi ha fatto impazzire, l'ho vista, sono impazzita perché mi ricordo tantissimo la sfilata tipo del 95, non mi ricordo che sfilata fosse la Chanel, che era una sfilata iconica dove c'era Claudia Schiffer vestita in rosa, tipo una Barbie, cioè e questa mi ha ricordato tantissimo quella sfilata, infatti mi diceva appunto la mia SA Silvia che si sono ispirati molto a quella sfilata per la collezione di quest'anno e vi stupirà la box naturalmente perché potete vedere non si tratta di una borsa, almeno questa non è una borsa e all'interno ragazzi vi ricordate che avevo una sciarpa bellissima di Louis Vuitton che poi mi era stata rubata quando mi erano entrati i ladri in casa nel lontano 2014 e poi non ho mai più comprato una sciarpa di lusso, non so perché, non mi andava, ma quando ho visto questa veramente non ho potuto resistere, mi sono detta ok, facciamoci un altro autoregalo da Chanel perché in realtà già me ne ero fatto uno e però ragazzi sono impazzita quando l'ho vista. Questa è una sciarpa 100% cashmere, è morbidissima, caldissima, rosa chiaro, che è il rosa che io preferisco, ed ha appunto su un'estremità il logo Chanel, cioè sia la scritta Chanel Paris che il logo. Ragazzi, io veramente, cioè quando l'ho vista, sono impazzita, no, devo stare attenta con il fondotinta, sono impazzita perché è bellissima, cioè l'abbinamento rosa e nero è il mio preferito e finalmente ho preso una sciarpa perché le guardavo un sacco queste sciarpe di Chanel, ma non ce n'era mai una che mi convincesse al 100%. E poi ho visto lei ed ho detto wow, mia, cioè, è bellissima, bellissima. E poi presto, perché ormai non manca tanto, partirò per un viaggio in un posto molto freddo, quindi mi serviranno cose molto molto calde e sì, insomma, è anche super super lunga, super larga, quindi insomma, terrà molto molto caldo. La adoro, la adoro, la adoro troppo. E poi altra cosina che ho preso da Chanel, questa l'ho presa poco dopo il mio compleanno, ancora qui nella boutique Chanel di Amsterdam, poco prima che chiudessero tutto inaspettatamente e io questo era quando ho portato la borsa, l'altra a riparare.
azzurrina, violetta. Quando ho portato quella a riparare, ho visto questa nuova collezione e sono impazzita. E quindi mi sono detta: ok, questo sarà il mio primo autoregalo di Natale, perché era tipo ancora a fine novembre o inizio dicembre, appunto prima che chiudessero tutto e che ci mettessero in lockdown. E ragazzi, oh mio Dio, questa. Allora, a me fa impazzire, penso che farà impazzire anche voi. Adoro, tra l'altro, volevo farvi notare le confezioni natalizie con la camelia con i dettagli dorati, con i glitterini dorati. E poi c'è anche il fiocchetto speciale natalizio, appunto con tutti i glitterini, le stelline dorate. Ci sono peli ovunque, ragazzi, scusatemi, ho già spacchettato tutto. Questa era la carta con. Non so se si vedono, ma ci sono le scrittine Chanel un po' ovunque. Come sempre, il pacchettino era bellissimo. C'è anche la camelia, appunto, speciale natalizia con il fiocchetto che troviamo anche sulla bag. E questa è la scatola. L'ho lasciata qui nella box, cioè l'ho spacchettata dopo Natale, l'ho scartata, l'ho guardata e l'ho rimessa nella box per filmare questo video, ma la porterò domani in viaggio con me. E ragazzi, tatarà, tatarà, ormai avete capito che si tratta di una borsa, cioè non prendiamoci in giro, ormai già lo sapevate probabilmente prima di aprire questo video che ci sarebbe stata una borsa Chanel, penso, perché ormai è una specie di tradizione, cioè ogni Natale e ogni compleanno praticamente mi autoregalo una borsa Chanel. E quindi già lo sapevate. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Allora, qui c'è il solito booklet che io non ho mai guardato nella mia vita, con la manopolina e tutte le informazioni, eccetera, eccetera. Ma c'è qualcuno che se li calcola? Ok, io no. E poi. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Ho rimesso tutto com'era, ragazzi, per farvi l'unboxing, per farvi vedere esattamente come esce dallo store. Qui c'è la dust bag, questa è soltanto la tipo la bustina di stoffa. E poi, ta-ta-ra, ta-ta-ra, ragazzi, eccola qua. Oh mio Dio, è bellissima, cioè è bellissima. Eccola qua la mia nuova borsa, che tra l'altro si abbina anche molto bene, secondo me, alla sciarpa, ragazzi. Questo è un wallet on chain, però una versione un po' diversa perché ha questa catenella molto più chunky e più particolare rispetto a quelle classiche dei wallet on chain, e come potete vedere è di questo bellissimo rosa argentato, perché se davanti è molto più rosa, dietro è un pochino più argentata. E questa, se vi ricordate la mermaid bag di 2 anni, no, dell'anno scorso, quando era, sì, dell'anno scorso, la mermaid, quella tutta colorata, anche questa è la stessa particolarità, nel senso che non ci sono due borse di questo modello uguali, perché le tonalità di colore cambiano di borsa in borsa. Io sono stata molto fortunata perché quella che c'era qui nella boutique di Amsterdam, appunto, è completamente rosa, ma ho visto borse, cioè, ho visto modelli di questo colore che sono anche completamente argento, quindi dipende proprio dal modello che trovate. E io, sia nella Mermaid, la cercavo molto rosa, anche questo modello mi piace perché è molto, molto rosa. La faccio vedere così da vicino e potete vedere che è molto metallizzata, ma decisamente, decisamente rosa davanti, e dietro invece è molto più argentata. Il logo davanti è piccolino come su tutti i wallet on chain ed ha un colore champagne chiaro, quindi è un dorato molto molto chiaro l'hardware, e stessa cosa naturalmente la catena, che però appunto è più spessa, più chunky, un pochino più pesante ed elaborata rispetto alle catene del wallet on chain classico. Solitamente non acquisto borse così piccoline, ma questa mi ha colpito troppo, e onestamente come contenuto non è neanche così tanto male, perché non è affatto piccolina, nel senso che ci sta tranquillamente tutto quello che può servirmi se non mi voglio portare dietro tutta casa. In quel caso mi serve una borsa enorme stile Mary Poppins, però appunto se voglio portare il minimo indispensabile ce la faccio, e questo
questo è appunto l'interno. Vi faccio vedere anche l'interno, è metallizzato color champagne ed ha tutti gli spazietti per le varie carte, bancomat, carte d'identità, eccetera. C'è uno spazio grande che questo, c'è un altro scomparto che ha la zip e poi ce n'è un altro ancora qui accanto, qui all'interno c'è... Ah sì, mi ero dimenticata di questo particolare. Adesso le borse Chanel non hanno più il cartellino di autenticità, ma hanno la targhetta magnetica, che è questa, che permette l'autenticazione e dicono sia molto più sicura e molto più difficile da contraffare rispetto alle card. C'è un'altra zip qua sopra, ma questa taschina è sempre molto molto piccola, ci sta... No, in realtà questa è gigantesca, riesco ad infilarci tutta la mano perché va giù fino a partire da questa tasca, è enorme, in realtà pensavo fosse piccolissima, invece no, va giù fino a tutta la profondità della borsa. Poi c'è un'altra in realtà tasca qui davanti, eccola qua, un'altra taschina qui, e sì ragazzi, questo è quanto, ha un sacco di scomparti questa borsa e poi c'è un altro anche dietro naturalmente, come tutti i modelli classici. Quindi questi sono i miei autoregali di questo Natale, ragazzi, quanto sono innamorata di questa borsa, è troppo troppo bella, quindi aspettatevi di vederla nelle foto dal mio viaggio, sperando che io non sia positiva, ragazzi, perché stasera ho il tampone. E stamattina mi sono svegliata con le labbra secche, io sto benissimo, però mi sono svegliata con le labbra secche, ho sentito che è uno dei sintomi dell'Omicron e adesso ho paura di essere asintomatica e di non poter partire, ragazzi. Incrociate le dita per me, se i prossimi video saranno da questa località bellissima significa che è andato tutto bene, se invece mi vedete su Instagram piangere a casa dalla disperazione significa che effettivamente i miei sospetti erano fondati. Speriamo bene di no, non so perché mi porto sfiga da sola, quindi questo è quanto ragazzi per il video di oggi, senza che io cominci a delirare, che poi non finiamo più. Spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio gigantesco e vi do un abbraccio, venite qua, anzi mi avvicino, io vi abbraccio forte forte forte. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!